Eccoci tornati in diretta a Finance TV Week, ancora insieme a voi. Abbiamo iniziato questo pomeriggio dedicato proprio ai temi che stiamo cercando di analizzare nel periodo post-Covid per capire come potrebbero sistemarsi le varie situazioni che sono state ovviamente penalizzate, deteriorate dal coronavirus. Questa è la nostra TV Week, potete vedere sul nostro sito tutte le informazioni necessarie, una nuova finanza in un mondo diverso, lo scenario della finanza aziendale e le spinte verso un nuovo modello integrato. Allora, noi in questo pomeriggio stiamo cercando di capire come gestire tutta la ripartenza e stiamo analizzando il mercato degli NPE nel contesto post-Covid, analizzando anche la gestione delle posizioni NPL e UTP. Quindi abbiamo già spiegato nella prima tavola rotonda le differenze di questi mercati e anche soprattutto quanto valgono in questo momento e soprattutto come dovrà essere necessariamente il rapporto tra le banche e le imprese. Fermo restando che si debba mettere in conto, per quanto si possa essere ottimisti, che lo scenario che ci troviamo di fronte è sicuramente diverso da quello precedente al coronavirus. Quindi idealmente ci dovranno essere e ci potranno essere maggiori interventi anche di diverso tipo. Noi continuiamo su questo tenore, per così dire, facendo e aggiungendo dei tasselli, facendo quindi dei passi in avanti, parlando dei fattori macroeconomici del Covid-19, come hanno impattato sul mercato dei crediti deteriorati e come continueranno ad impattare. Questa sarà la prima domanda di partenza. Io saluto Giorgio Baroero, Head of Group Distressed Asset Management di UniCredit. Buon pomeriggio, grazie per essere con Buon noi. E pomeriggio. buon pomeriggio a Vito Ruscigno, Head of NPE Optimization Intesa Sanpaolo. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio a entrambi. Beh, io direi, se siete d'accordo, di partire proprio dal tema più generale, quindi fattori macroeconomici, sempre questo Covid-19, l'impatto che sta avendo sui crediti deteriorati. Allora partirei da Giorgio Baroero. Sì, buon pomeriggio. Possiamo dividere secondo quanto sto percependo in questo momento sul mercato gli effetti in tre macro componenti, no? La prima è un effetto valore assoluto sul potenziale dei recuperi dei crediti deteriorati. Il secondo è un effetto tempo, cioè un effetto legato alla tempistica di recupero che, come sappiamo, ha sempre effetti sui prezzi, nella fattispecie della vendita dei deteriorati, nonché sulla volatilità implicita del pricing stesso, no? Sì. E il terzo tema, invece, è quello, secondo me, al momento più opaco, che è quello del valore immobiliare delle garanzie sottostanti. Allora, il primo, in maniera molto sintetica, si può a sua volta articolare nei ritardi e nei costi legati alle procedure che vanno a ridurre gli incassi attesi dalle banche e anche dagli investitori terzi, nonché dai servicer che utilizzano. Quindi abbiamo un primo effetto di potenziale decrease che i servicer, nonché le banche, si aspettano sui recuperi attesi complessivi. Parliamo in maniera generica dei crediti verso gli SMI, che sono di fatto i clienti prevalenti del sistema bancario italiano, nonché anche se andiamo a pensare a un caso molto pratico, cioè alle famiglie, quindi crediti deteriorati nei confronti delle famiglie, abbiamo un effetto legato all'atteso unemployment rate in crescita che ridurrà sicuramente le disponibilità delle famiglie, nonché anche quindi di conseguenza la loro possibilità di andare a ripagare dei crediti deteriorati, no? Sì. E questo è il primo componente. La seconda invece è quella del tempo. Il tempo sicuramente è impattato da un periodo di lockdown che ha rallentato, se non chiuso completamente, le attività giudiziarie dei tribunali per le procedure, nonché anche in qualche maniera ha creato una coda, un backlog molto forte sugli stessi tribunali che andrà ancora di più a rallentare, no? Quindi il secondo effetto è questo, forse è quello che è più chiaro ai molti, e c'è dove c'è più consensus da parte degli esperti, avremo un effetto tempo di 6 più 6 più 12 mesi sui singoli flussi in attesa. Poi alcuni sono più ottimisti, altri sono meno, ma il consensus quantomeno qua c'è sul range. Sul Sì. primo fattore abbiamo una discreta volatilità, però c'è un po' una polarizzazione degli esperti, nonché dei servicer, che sono quelli che più
vanno a recuperare i crediti deteriorati a sofferenza, che si polarizza un po' tra un 0% di riduzione in cassa in valore assoluto sul potenziale dei recuperi, fino ad un massimo di una riduzione di 20-25% sul lifetime recovery della singola pratica, no? E l'ultimo punto, che è strettamente collegato col primo, perché il recupero in Italia dei crediti deteriorati spesso dipende dalla valorizzazione delle security, no? Quindi le security possono in qualche maniera andare a far cambiare i recuperi attesi, però su questo topic, cioè quello relativo alle attese sul mercato immobiliare, c'è più incertezza, perché non sappiamo quale sarà di fatto l'effetto di impatto sui prezzi, nonché sulla domanda, quindi sulla liquidità del mercato immobiliare in Italia post-Covid e i prezzi che ne deriveranno. E quindi a questo punto dovremmo attendere anche un po' tutti gli esperti si lanciano quantomeno in un differenziale relativo tra singola asset class, quindi per esempio sappiamo che la parte di centri commerciali verrà fortemente impattata, la parte di commercial real estate in generale verrà impattata e poi ci sono altri ambiti che saranno molto meno impattati, come per esempio il residenziale. Però nessuno al momento ancora ha preso una posizione forte, quantomeno in maniera esplicita sul mercato, in attesa, secondo me, di avere i primi dati di riferimento, quindi i primi comparable delle transazioni post-Covid, che dovrebbero cominciare a darci un ballpark di riferimento sul valore di mercato e sulla liquidità di mercato. Certo, insomma Giorgio, oggi possiamo dire sicuramente quali saranno, quali potrebbero essere, anzi quali sono già i settori più penalizzati, però ancora abbiamo bisogno di maggiori dati a disposizione, insomma, per dare dei numeri precisi, no? E questo è un po' il senso, quindi bisogna aspettare ancora un po', la finanza effettivamente ci dice sempre questo. Io andrei da Vito Ruscigno, quindi più o meno con le stesse sollecitazioni rispetto a una view e a un panorama generale, però io ci aggiungerei anche un'ulteriore domanda, così poi dopo ripartiamo anche da Giorgio. Cioè, dove si colloca oggi, in questo contesto che anche lei mi delineerà sicuramente, l'Italia nel contesto della riduzione della leva finanziaria degli NPL nella zona euro? Quindi cerchiamo di inserire anche l'Italia in quello che è l'eurozona. Sì, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto mi volevo collegare per quanto riguarda i fattori macroeconomici a quello che è stato pubblicato oggi da Banca d'Italia. Banca d'Italia ha pubblicato proprio oggi le statistiche su quelle che sono le erogazioni dei crediti a famiglie, a imprese e l'andamento delle sofferenze. Se andiamo a vedere questi dati, cosa vediamo? Vediamo che le erogazioni a famiglie e imprese sono cresciute ad un tasso compreso tra l'1 e il 2%. Le sofferenze su base annua invece si sono ridotte del 12%. Quindi, se ci dovessimo fermare oggi a vedere quelli che sono i dati macroeconomici, la situazione sembrerebbe stabile, anzi una situazione rosea. Tuttavia, bisogna anche considerare che questi dati macroeconomici sono influenzati da un lato l'erogazione a famiglie e imprese, dal fatto che ci sono appunto le garanzie statali a supporto di queste, e dall'altro ovviamente la chiusura dei tribunali e le moratorie concesse sui prestiti hanno ovviamente avuto un impatto positivo su quelle che sono l'andamento delle sofferenze. Quindi la vera domanda è più che quali sono i fattori macroeconomici che stanno impattando, come impatteranno in futuro. E lasciatemi dare una provocazione, che è la risposta più adeguata forse è quella del fisico danese, che diceva che è difficile fare previsioni, soprattutto se riguardano il futuro. Quindi E magari si potessero fare, esatto, assolutamente. ad oggi il consensus è che l'effetto in termini di mercato di NPL si vedrà a fine anno, inizio dell'anno prossimo. Questo perché? Perché ormai il supporto e le leve governative a favore dell'economia avranno esaurito il loro impatto positivo. E quindi si assisterà ad un incremento delle sofferenze. L'incremento delle sofferenze nel sistema bancario però non sarà omogeneo su tutte le banche, ma sarà diversificato a seconda di come, da un lato, le banche sono diversificate nel loro portafoglio, come diceva appunto prima Giorgio, che ovviamente ci sono alcuni settori che sono stati impattati di più e altri che sono stati impattati di meno.
dall'altro da come le banche sono arrivate preparate a questa crisi, quindi dal fatto di avere implementato dei sistemi di qualitativamente eccellenti di early warning system e di monitoraggio del piano NPL. Per rispondere invece alla domanda su come, diciamo, l'Italia è posizionata all'interno del mercato degli NPL, l'Italia è stata sempre uno dei mercati principali come mercato degli NPL. Non dobbiamo dimenticarci che siamo il paese con il più alto stock di NPL in Europa e tra i primi dopo Grecia, Portogallo e Cipro come NPL ratio. Non dobbiamo però anche dimenticarci che, come diceva prima Gabriele, il picco l'abbiamo raggiunto nel 2015 con circa 340 miliardi, l'ultimo trimestre del 2020 contabilizzava 130 miliardi sul sistema bancario. Questo perché? Perché ovviamente sulla base della pressione regolamentare, ma anche sul fatto che ci sono stati dei supporti da parte del governo con le garanzie sui titoli sino delle cartolarizzazioni, si è avuto un decremento, quindi siamo ancora distanti dalla media europea che è intorno al 3% come NPL ratio, mentre l'Italia ad oggi è intorno al 7%, ma siamo un mercato anche più maturo e strutturato. Abbiamo sviluppato, siamo stati i primi per esempio nel 99 a emanare una legge sulle cartolarizzazioni che ha favorito la nascita del mercato in Italia e poi abbiamo un mercato del servicing maturo. Certo. Ecco, allora, Giorgio, ripartiamo pure anche con lei da quello che diceva il suo collega e a questo punto, visto che giustamente anche ha rimarcato il suo collega come bisognerà capire quale sarà l'impatto futuro, no? A prescindere da quello che è già successo, cerchiamo di capire nel periodo del post-lockdown come sta cambiando la gestione delle posizioni NPL e UTP. Ok, allora mi ricollego anch'io allo statement del collega Vito, no? Sulla questione che il mercato italiano è sicuramente un mercato maturo in termini di servicing e quindi comincia ad essere meglio attrezzato, no? Rispetto al 2008-2012 per andare a lavorare le partite NPI sicuramente. Mi ricordo quando abbiamo cominciato questo lavoro, i service erano pochi e di dimensioni molto contenute. Gli unici tra virgolette service di scala adeguata erano all'interno delle banche. Noi con UniCredit abbiamo ceduto ai tempi l'allora UCCMB, che di fatto oggi è Dovelu, e quindi c'è stato chiamiamolo così, una specie di outsourcing forzato da parte delle banche. Però vero è anche che non solo io guardo i report della Banca d'Italia, e qua concordo con Vito, c'è stato uno spostamento, no, di queste grandi masse dello stock passato generatosi nella crisi 2008-2012, ma abbiamo anche un'altra tematica, cioè che questi crediti sono usciti dai bilanci bancari, ma sono ancora in giro e devono essere ancora recuperati per la maggior parte, no? E quindi, malgrado il nostro mercato di servicing sia, come diceva Vito correttamente, maturo e sia pronto, secondo me, è al momento giustamente adeguato allo stock totale, non solo sui balance sheet delle banche, ma anche quelli che sono, per esempio, nei veicoli 130, legge 99, e che sono normalmente, come in termini di risk taker, sono nelle mani di fondi hedge fund piuttosto che fondi specializzati. E quindi abbiamo la necessità, secondo me, ancora di più di andare a incrementare, in vista dei potenziali flussi post-Covid, la capacity di questi servicer e eventualmente avere anche degli effetti aggregativi sui player, specializzati. Viceversa, sulla tematica invece di come, bisogna approcciare il mercato e quali sono i problemi o le perplessità dell'attuale contesto Covid o quelle post-Covid di medio periodo, sicuramente noi come UniCredit abbiamo portato avanti il nostro piano vendite di crediti deteriorati e abbiamo affrontato qualche tematica tecnica. La tematica tecnica principale è il fatto di non poter fare on-site due diligence.
piuttosto che avere problemi legati alle inspection degli immobili sottostanti a garanzia, che anche solo con drive-by venivano fatti. Nel periodo lockdown non si poteva proprio andare a Certo. esplicare questa tematica, o si poteva fare solo in maniera limitata, e quindi qua la creatività ci è venuta incontro. Abbiamo pensato a utilizzare strumenti più creativi, come per esempio periti con FaceTime che facevano vedere investitori a Londra gli immobili, piuttosto che utilizzavano la GoPro e registravano le on-site due diligence. Quindi il mercato ha sicuramente avuto dei problemi logistici operativi basilari, chiamerei, ma li abbiamo risolti di comune accordo con i service e gli investitori in maniera molto, molto lineare. Quali saranno i problemi futuri invece? Cioè, i problemi futuri legati al mercato dell'NP saranno sicuramente anche legati a questa incertezza, no? Nella stima di quello che significherà per il recupero crediti e il Covid. Come giustamente si diceva, le statistiche attuali di Banca d'Italia raccontano una storia non a metà, ma forse la raccontano in maniera non puntuale rispetto allo stato del paese. Perché le moratorie definitivamente stanno in qualche maniera alterando quelli che sarebbero stati dei flussi Sì. reali. Quindi in questo momento siamo sotto rispetto alle statistiche dell'anno scorso, ma avremo sicuramente dei flussi più abbondanti su fine di quest'anno e inizio del prossimo. Quindi dovremo attrezzarci per poter andare a anticipare quelle che sono le misure di gestione proattiva degli NPE, di cui il collega ne fa una pianificazione a livello integrale all'interno del suo istituto. Io ne vedo solo una parte, cioè la parte di cessione del credito, però sicuramente le banche si devono attrezzare con strategie ancora più proattive, e soprattutto che risalgono la filiera del deterioramento della singola controparte. Cioè, prima si arriva, meglio si riesce ad agire. Se si arriva tardi, il valore è andato, sia in termini di vendita che di recupero interno. Certo, beh, a proposito di questo, torno da Vito Ruscinio proprio perché insomma, si occupa di questo nel dettaglio. Mi piacerebbe sapere, per anche dare uno sguardo proprio al futuro, no? Quali sono state le difficoltà che avete riscontrato fino a questo momento, e quali sono quelle che secondo voi potrebbero arrivare rispetto al piano disposal NPE, perché molti istituti bancari hanno deciso di portarlo avanti, nonostante le difficoltà legate al Covid. Peraltro, non c'entra proprio direttamente con banche e imprese, ma insomma sto leggendo in questo istante che l'eredità che ci ha lasciato e che ci lascerà per i prossimi mesi il Covid è proprio la paura, cioè gli italiani, secondo il rapporto del Censis, uscito poco fa, hanno più paura di quello che succederà davvero adesso a livello economico che della paura che hanno, cioè di quanto hanno avuto durante il periodo dell'emergenza sanitaria, quindi questo è tutto dire. Allora, cerchiamo di capire quali sono state le difficoltà. Se ce ne sono state e quali potrebbero essere da questo punto di vista. Guardi, ha centrato proprio il punto, nel senso che la maggiore difficoltà è legata all'incertezza che attualmente è presente su tutti i mercati, mercato NPL compreso. Questa incertezza ovviamente si riflette sia sui tempi di recupero, aggravate dal fatto appunto che i tribunali sono chiusi, e sia sugli importi che poi verranno ovviamente recuperati. Se a questo sommiamo anche i tassi di rendimento target, che ovviamente sono figli della volatilità, dell'incertezza degli investitori, questi tre elementi sono la base della formulazione dei prezzi da parte degli investitori che appunto partecipano agli acquisti. Quindi l'incertezza purtroppo ha un impatto in termini di prezzo. Allora, sia in termini di gestione ovviamente dei portafogli che sono già in house, sia presso le banche che presso gli investitori, ma soprattutto in termini di nuovi acquisti, e l'impatto maggiore in termini di prezzo. Parlando un po' con gli investitori, in questo periodo si sta cercando di gestire l'incertezza con anche strutture di prezzo che possono, da un lato, per esempio, introdurre dei meccanismi di earn-out, quindi magari il pagamento di un prezzo, di una parte del prezzo iniziale, per poi al raggiungimento di determinate performance del portafoglio riconoscere una parte residua. Ma diciamo che generalmente questa incertezza ha portato ad una selezione degli investitori, e
a dividerli in due grandi gruppi. Il gruppo degli investitori, mi lascio il termine, speculativi, che anche sulla base dell'onda emotiva di sfiducia hanno tentato o comunque continuano a offrire dei prezzi notevolmente al ribasso, e quelli che definirei io i core NPL investor, cioè gli investitori che sono presenti sul mercato, hanno già effettuato degli acquisti e che continuano a presentare le loro offerte su base razionale. Quindi cosa mi aspetto io dal mercato? Innanzitutto, come dicevo appunto, una selezione con investitori maggiormente speculativi che probabilmente andranno verso nuovi lidi, anche perché in questo momento i rendimenti su investimenti maggiormente liquidi sono equiparabili anche a quelli del mercato NPL pre-Covid. Ma poi mi aspetto anche, da un lato, una riduzione, non un azzeramento, ma una riduzione del numero delle operazioni da parte del sistema bancario, sicuramente nel breve periodo, diciamo da qui a fine anno, e dall'altro appunto una rimodulazione, una selezione degli investitori. Questo sul mercato primario. Sì. Sul mercato secondario invece mi aspetto una notevole crescita, anche perché è noto che ci sono alcune cartolarizzazioni che beneficiano di GACS che stanno soffrendo in questo momento, e quindi per sostenere un po' i flussi di cassa e non andare ad intaccare i trigger delle waterfall, probabilmente si sta anzi già assistendo ad una cessione di pacchetti sul mercato, diciamo quello che chiamiamo secondario. Bene, allora io avrei un'ultima domanda, però vi devo chiedere la cortesia veramente di darmi una risposta, ma molto generica, in 30 secondi ciascuno, ma vi spiego anche perché questo sarà il tema dell'ultima tavola rotonda, quindi lo approfondiremo molto nell'ultima parte di questo pomeriggio. Però mi piacerebbe capire anche con voi se c'è ancora uno spazio ben definito come negli scorsi anni, quindi ovviamente in un contesto assolutamente diverso rispetto a quello di cui stiamo parlando oggi, per la cessione OTP single names e le piattaforme di gestione dei crediti deteriorati, che, come dire, capacità di movimento abbiamo oggi entrambi, proprio un flash, poi lo riprenderemo questo argomento. Vito, se comincio io, se non ti dispiace. Sì, sì, prego Baroero, prego. Ok, allora, telegraficamente, secondo me il mercato UTP potrà andare a sostituire, quantomeno per i single name, il mercato sofferenze, cioè il mercato e gli istituti hanno imparato che andando a cedere nella classificazione OTP si riescono ad ottenere dei vantaggi di prezzo molto importanti e si riesce a dare agli investitori una materia prima più lavorabile da cui si può estrarre un maggior valore. Quindi sicuramente l'UTP single name andrà a soppiantare la cessione single name a sofferenza in buona parte. E invece sulla parte di piattaforme, le piattaforme in questi momenti di incertezza possono dare, come giustamente diceva il collega Vito, possono dare un importante retention di valore futuro, quindi di fatto le piattaforme hanno un earnout embedded internamente agli istituti bancari, che così possono continuare ad andare a cedere crediti ma ritenendo anche l'upside futuro. Ok, prego Vito, a lei. No, sarò molto sintetico. La mia risposta è nelle due partnership che abbiamo siglato negli ultimi anni con Intrum e Prelios, rispettivamente per la gestione delle sofferenze degli UTP. Noi riteniamo, ovviamente, riteniamo che la partnership sia fondamentale per affrontare il mercato del futuro con un partner che sia dedicato alla gestione. Condivido quello che diceva prima Giorgio, il mercato si sta spostando verso un mercato di single name, anche perché il calendar e l'addendum hanno ridotto i tempi decisionali delle banche, e l'UTP di per sé è un mercato di single name. Ok, io vi ringrazio anche per questa risposta telegrafica, abbiamo già detto molto in questo spazio, quindi ringrazio Giorgio Baroero, Unicredit, e Vito Ruscigno, Intesa San Paolo. Grazie a entrambi, ci sarà modo di tornare su queste tematiche. Grazie. Buon pomeriggio, grazie. Buon pomeriggio, quando magari avremo a disposizione più dati, no? Il punto è sempre quello, bisogna aspettare ancora un po' per aggiungere dei tasselli mancanti. Tra poco ritorneremo su questi argomenti cercando anche di capire quelle che sono le previsioni comunque sul PIL del nostro paese che ci sono arrivate fino a questo momento.